Buongiorno a tutti, Beh, credo che è stata molto attesa questa mattinata. Ehm, cosa dire di Michela Murge? Ho già di... dovuto affrontare le forche caudine dei sardi del circolo, dei sardi che non sono riusciti a entrare. Quindi ho, ho addosso parto già col senso di colpa, ve lo dico da... subito. Eh. Eh, C'è poco da dire. Eh, è una delle scrittrici contemporanee più famose italiane scrittrici, eh, e sottolineo scrittrici, eh, è una donna che si è impegnata eh, socialmente tutta la sua vita, è una donna di multiforme ingegno perché scrive romanzi, scrive saggi, si interessa di moltissime tematiche. Eh, qui eh, quando noi l'abbiamo chiamata, e dicevo, le dicevo, eh, noi abbiamo, con questi incontri per noi è uno scegliere le persone uno a una, perché si ritiene che non tutte valgano nello stesso modo. E Michela ha una, sicuramente, a parte il seguito che ha, ma ha delle capacità anche relazionali che sono molto speciali per poter passare valori, temi, i suoi valori, i, i temi che per lei sono importanti. L'altro giorno però io rileggendo eh, questo foglietto in cui ci sono tutti questi eh, gli incontri, dicevo, cosa dire di eh, letteratura e dignità? Dignità e letteratura. In realtà mi è, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella che lei mi ha detto ieri, la dignità di un libro di essere edito. E, e ho detto va, perché... In realtà secondo me la cosa importante è la, la dignità e i valori che porta la persona che scrive in letteratura. E attraverso ciò che si scrive, che è praticamente la trasposizione della, della parola in scritto, si può passare probabilmente moltissimo e si, può passare, si possono passare messaggi, si possono passare valori, si possono passare idee, spunti, riflessioni. Ehm, sicuramente di idee lei ce ne ha da buttare sul tavolo a Quintali, si è sempre occupata molto delle problematiche di genere, ma perché giustamente sono problematiche che tutti i giorni noi ci incontriamo a vivere, ma ce ne sono anche molte altre. E in un momento in cui dignità è un termine così calpestato, così come il rispetto, pensavo che rispetto e dignità sono due temi così vicini, no la dignità dell'altro in realtà se non la rispetti è caspestata, quindi vuol dire che non accetti neanche eh, la dignità, non si può parlare di rispetto e dignità staccati. E allora pensavo che lei forse potrebbe oggi dirci qualche cosa di più e di nuovo e di suo, che forse questa è la cosa più importante riguardo a questi temi che oggi sono, come dico sempre, messi sotto il tappeto, così spolverati malamente, messi sotto il tappeto. Credo che io interverrò, interverrò poco, perché credo che conosco poche persone che abbiano la capacità di relazionarsi con il pubblico come lei. Però poi dopo ci sarà spazio anche per voi per fare delle domande e lascio a lei la parola. Eh, una parola che quando la leggo scritta talvolta mi ammalia, proprio perché riesce eh, con due termini a farti entrare in atmosfere, ma veramente in atmosfere che eh, dentro di te risuonano e, e risuonano forse perché come tante altre donne, questo è successo a me perlomeno, sono risuonati tanti momenti analoghi, e quindi, ma poi anche gli uomini, ma insomma io parlo da donna e quindi parlo di una, ehm, di una sensibilità che mi si confà. Quindi lascio a lei la parola, la ringrazio di essere venuta qui e vorrei ripeterle che è proprio una scelta personale precisa su una scrittrice speciale, che sta dando in questo momento alla letteratura italiana quello di cui ritengo la letteratura italiana in questo momento abbia bisogno. Difficile dirvi il grado di imbarazzo di prendere la parola dopo eh, qualcosa che somiglia a un'elegia, quindi è sempre un po' surreale quando appunto parlano di te come se fossi defunta. E, <ride> ed è, 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 è imbarazzante, perché adesso ovviamente voi avete un'aspettativa altissima e, e io devo sostenerla, quindi ti ringrazio per queste tue parole lusinghiere quando ho un down dell'autostima torno a Firenze. E, la. Mh, quando eh, mi è stata fatta questa offerta appunto di venire stamattina io ho pensato di rifiutare. Perché il termine dignità eh, è una trappola. È una trappola perché si presta a interpretazioni di tipo moralista e di tipo, ehm, cioè se dai un'interpretazione moralista della parola dignità, la letteratura diventa subito pedagogia. E non esiste nessuna letteratura brutta come quella pedagogica. Quindi eh, quando l'autore ti vuole insegnare la vita, sono sempre libri brutti, diciamo, alberi tagliati per nulla. E ehm, ci ho riflettuto su questa cosa perché ho detto come faccio a sfuggire a questa trappola. Perché magari le persone che vengono a sentire un incontro come questo... Eh, saranno ben intenzionate a sentirmi dire qual è l'enorme funzione della letteratura nel preservare, difendere e diffondere la dignità. Sgombiamo subito il campo, non è questo lo scopo della letteratura. Quindi il rapporto tra dignità e letteratura è un rapporto che deve nascere all'origine conflittuale, secondo me, proprio perché la letteratura è lo spazio della cattiva educazione. La letteratura è lo spazio in cui possono essere dette, scritte e condivise tutte le cose che negli ambiti socialmente eh, strutturati sono negate e scacciate. Eh, a tavola si dice non si parla di sesso, non si parla di morte, non si parla di soldi, non si parla di religione, non si parla di istinti trucidi. È con questa roba che si fa la letteratura. Quindi tutto quello di cui a tavola non si parla è quello con cui si fanno i libri. I buoni libri, d'altronde, voglio dire, di tutto il resto ci sono gli altri spazi per parlarne. E ehm, prima di eh, approfondire un po' questo discorso, forse vale la pena riflettere un pochino sull'etimologia della parola dignità, perché eh, in latino di, dignità vuol dignus, la, la radice vuol dire proprio degno, però in latino è un calco dal greco e il greco eh, è Axios. Axios in greco vuol dire due cose, vuol dire degno ma vuol dire anche assioma e questo è molto interessante perché significa che tu colleghi i due concetti di dignità e assioma e sottintendi che l'assioma è una di quelle verità che non vanno dimostrate, una di quelle mh, evidenze eh, strutturali che si autorivelano. Non c'è bisogno di dire, eh, di, di, di dire che eh, la dignità ci appartiene, eh, non c'è bisogno di dire che la dignità va rispettata. Il problema è che quando tu dici che la dignità è un assioma e ti aspetti che si autoriveli, non si capisce perché dovremmo continuamente difenderla. Cioè, se, se viviamo sotto l'evidenza della dignità... Perché continuiamo a parlarne come di una cosa in pericolo? Perché continuiamo a parlarne come di una cosa che, eh, che va continuamente difesa, riaffermata? Che va... Credo che questo abbinamento sia, sia falsante. La dignità di per sé è un dato culturale, non è un dato ontologico. Significa che i suoi confini... Cambiano continuamente a seconda del contesto sociale in cui la parola viene declinata. Quello che è dignitoso oggi, cento anni fa, non era neanche prevedibile. Quello che era dignitoso cento anni fa, noi oggi probabilmente non lo riterremo dignitoso. In generale, nell'uso comune della parola dignità, c'è sottinteso quel significato moralista che dicevamo prima, cioè. È dignitoso un modo di vivere quando non offende lo sguardo delle persone che abbiamo intorno. È dignitoso quando rientra dentro quei margini di sostenibilità per gli altri che ci impediscono di essere troppo strani, troppo ai margini. Cioè L'opposizione semantica di dignità è marginazione. Quindi ha a che fare col margine. E il confine della dignità è... Dato, è etero diretto, nel senso che la decido io la mia dignità o la decidono gli altri. Chi è che dice, lo dico perché mi capita spesso di sentire la parola dignità utilizzata in discorsi che non condivido. Per esempio, mi è capitato da poco di assistere a una messa da morto celebrata da un arcivescovo per due suicidi. Di, insomma, di due persone che si sono uccise eh, perché disoccupate da lungo tempo. Eh, quindi, persone che non avevano un lavoro, persone che hanno percepito un'inutilità della vita appunto per, a causa della privazione dell'impiego. Eh, dell e l'arcivescovo ha detto, credo con le migliori intenzioni, perché gli arcivescovi hanno sempre le migliori, le migliori intenzioni. E, um, ha detto queste persone sono state private della loro dignità e quindi hanno sentito di non voler più vivere, di non poter più vivere, si sono uccise. Quindi era tutta una um, predica, un'omelia sul fatto che la società debba garantire il lavoro perché al lavoro è collegata la dignità delle persone. Ora io una cosa del genere non voglio assolutamente sentirla dire perché se davvero la dignità è un assioma, appartiene alle persone, sia che abbiano un lavoro, sia che non lo abbiano. Una persona che si suicida perché non ha il lavoro è perché socialmente percepisce che non avere il lavoro agli occhi degli altri lo rende non dignitoso, ti rende una persona priva di dignità. Quindi non è che tu non abbia la dignità, non è che tu non abbia la nobiltà insita nell'essere umano. È che intorno a te c'è un contesto che senza il lavoro non te lo riconosce. E quindi, che cos'è che dà la dignità? Lo stipendio? Sei tu che nobiliti il lavoro perché sei tu che lo fai, o è il lavoro che nobilita te? No? Il lavoro nobilita l'uomo, o è l'uomo che nobilita il lavoro? Dov'è che ha sede la dignità? Faccio questo discorso che sembra apparentemente scollegato dalla letteratura ma in realtà è molto collegato, specialmente nella mia esperienza letteraria, perché io esordisco nel 2006 con un libro sul lavoro, ambientato dentro il call center dove io lavoravo, un call center della Kirby in provincia di Oristano, dietro il centro commerciale dell'Iperstanda, e lo dico sempre perché sembra... Mh, quando il libro è uscito non c'erano le coordinate geografiche, tutti pensavano che si trovasse su Marte questo luogo, no, da queste periferie milanesi, quando Virzici fece il film lo ambientò al Parco Leonardo, quindi questi, questi luoghi non luoghi ai margini delle grandi città, no, una piccolissima città di provincia dietro al posto dove tutte le casalinghe della provincia vanno a fare la spesa. Ed era però un non luogo, nel senso che era un seminterrato senza finestre dove chiamavamo a casa delle persone da un mondo che poteva trovarsi ovunque anche in una dimensione parallela e prendevamo 230 euro lordi al mese di fisso più 6 euro per ogni appuntamento fissato. E effettivamente, poi, cioè quando poi la casalinga apriva davvero la porta, non bastava che ci dicesse di sì al telefono, doveva fare entrare. Il venditore dell'oggetto infernale che era appunto l'aspirapolvere Kirby, eh, questo, mh, questa specie di mostro in metallo pressofuso con i brevetti della NASA che avrebbe dovuto sanificare l'ambiente da tutti i mostri acari che abitano nei materassi e nei divani. Ecco, quel lavoro lì io sono arrivata a farlo nonostante i titoli di studio, nonostante le aspettative perché non ce n'era un altro e quindi ho detto va bene piuttosto che rimanere senza far niente e senza dignità questa è la trappola, eh, faccio questo perché un lavoro è meglio, un lavoro brutto, un lavoro mal pagato, un lavoro eh, a diritti negati è meglio di nessun lavoro. Sarà vero, non sarà vero. Sta di fatto che io lì dentro ho sperimentato abissi di negazione della mia dignità che da disoccupata non mi erano mai capitati. Uno di questi era il fatto che prima di iniziare a lavorare ogni mattina ci facessero cantare una canzone motivazionale. In cui appunto ci dichiaravamo allegri e felici di molestare le casalinghe per ottenere l'appuntamento per l'aspirapolvere. E questa cosa io subito mi sono domandata: ma se, 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 se un lavoro è meglio di nessun lavoro, per quale motivo per farci. Amare questo lavoro ci fanno fare un, una canzoncina motivazionale iniziale, perché è evidente che è una cosa talmente stupida che hai bisogno di un meccanismo psicologico che ti gasi un po' all'inizio, se no ti trovi davanti al tuo loculo, noi avevamo, non c'erano finestre, e al telefono recitavamo una cosa scritta che stava appesa a una parete di compensato davanti a noi, quindi parlavamo con una persona che non vedevamo leggendo per di più, quindi potete immaginare la dignità no? di questo lavoro. E eh, quindi balletto e canzoncina, dopodiché tutta l'organizzazione del lavoro era... Strutturata in maniera ipercompetitiva con degli step motivazionali eh, intermedi caso mai cambiassi idea e ti rendessi conto della scempiata che ti stavano costringendo a fare, quindi ti davano l'obiettivo ogni inizio settimana e ti dicevano: L'incontro era un incontro tipo in una sala, mh, come può essere non so, una sala aziendale normale con le sedie tutte intorno. La capo telefonista che dice: Allora assegniamo eh, gli, eh, gli obiettivi per questa settimana settimana. Pamela, tu prenderai 60 appuntamenti, ce la puoi fare? Sì, ce la posso fare, ce la può fare tutti. Sì, ce la può fare. Io la prima settimana che ho lavorato lì pensavo che fossero tutti sotto cocaina. Perché non me lo spiegavo questo entusiasmo per piazzare l'appuntamento della spirapolvere. E ehm, la, eh, quando arrivano a me, appunto, la prima settimana mi dicono: Michela, ben arrivata. Eh, noi ti abbiamo selezionato perché crediamo in te, nelle tue capacità. Tu questa settimana puoi prendere, secondo noi, 50 appuntamenti. Ce la può fare tutti? Sì, ce la può fare. Ce la puoi fare! Io ho detto: Beh, ci provo. E tu, no, qui noi non proviamo, qui noi raggiungiamo l'obiettivo, qui noi. E io dicevo va bene, ok, ok, ce la farò. E certo perché hai tutta quell'aspettativa addosso. Che tu, tutti si aspettano, tutti hanno questa enorme fiducia in te, non ti hanno mai visto prima, ma pensano che tu ce la possa fare e quindi perché proprio tu, se questi sconosciuti credono in te, non devi crederci. no? Quindi inizi e nel momento in cui però ti avvicini all'obiettivo e non lo raggiungi, senti che non lo raggiungi, già c'è un'aspettativa che devi deludere, che non è più la tua, i tuoi problemi, le tue bollette a fine mese, la tua idea che non vuoi stare a casa ma preferisci un lavoro a qualunque costo piuttosto che nessun lavoro, ma sono le aspettative delle persone che hai intorno. Quindi a fine settimana, il venerdì, si va alla verifica degli obiettivi. Se tu non hai raggiunto quell'obiettivo, quando l'hai raggiunto c'è un momento tipo We are the champions. Lo chiamavamo momento We are the Champions perché appunto ti premiavano e partiva la musichetta di We are the Champions. Quindi ricevevi un portachiavi, ricevevi una pennina USB, ricevevi un piccolo gadget per premiare il fatto che tu avevi corrisposto alle aspettative che ti avevano messo addosso aziendali. Quando non arrivavi all'obiettivo, era un momento di pubblica gogna, fatto in un modo Terrificante, che era collegato al colloquio di lavoro che ti avevano fatto inizialmente? Perché quando si entrava in questo posto ti facevano una serie di domande che non avevano apparente attinenza con quello che tu stavi andando a fare. Io mi ricordo il mio colloquio, mi chiese: Lei è sposata? Dice: No, non sono sposata, eh, ha una casa di proprietà. Dici, sì, è una casa di proprietà, eh, ma eh, paga il mutuo di questa casa di proprietà, paga. Io dicevo: ma cosa c'entra con il lavoro che mi stanno offrendo? Ha figli, eh, ha figli in età scolare all'asilo, paga una retta dell'asilo, è la retta dell'asilo? Tanto adesso, glielo chiedo per curiosità, e tu dici: no, non ho figli, io ho un. Essendo una persona, diciamo, di mia natura un po' diffidente, ho mentito su tutto. Ho detto che non, a, che non ero sposata, non avevo figli, non avevo nulla, non avevo amici, non avevo eh, famiglia, non avevo ero stata abbandonata, cioè dovevano pensare che io volessi fare la telefonista per avere qualcuno con cui parlare al telefono di tanto in tanto. E eh, Non ho dato alcuna informazione personale, però ho continuato a chiedermi per quale ragione mi dovessero chiedere, per esempio, se avevo un cane o un gatto, quanto mi costava mantenerlo. Quando arrivi alla verifica degli appuntamenti e non hai raggiunto l'obiettivo, la telefonista ti fa alzare e ti dice: La capo ti dice: Ma scusa Pamela, ma. Noi abbiamo tarato questi 60 appuntamenti sulle tue esigenze, cioè tu non hai un bambino di tre anni che mandi all'asilo e la retta sono 400 euro al mese, 200 euro al mese. E se tu non raggiungi neanche questa quota di appuntamenti, come pensi che pagherai la retta? Cioè ti fai prestare i soldi da tua madre, alla tua età, tutto questo davanti alle altre. E tu in quel momento capisci che il meccanismo è non raggiungere gli obiettivi dell'azienda ma far coincidere gli obiettivi dell'azienda con i tuoi, in modo che non raggiungendo l'obiettivo dell'azienda tu lo percepisca come un fallimento personale, non come un fallimento professionale. Non sei una cattiva telefonista, sei una cattiva madre, perché non raggiungi la quota per pagare l'asilo di tuo figlio o la rata della macchina o quello che ti pare. Cioè, dopo un mese le persone che lavoravano lì dentro guardavano tutto quello che desideravano misurandolo in appuntamenti presi, fossero stati anche un paio di stivali in una vetrina, quanti appuntamenti mi servono per comprarmi questi stivali? Una volta che tu attivi questo meccanismo, tutte le persone che sono lì dentro si percepiscono identitarie rispetto all'azienda e il capolavoro dell'azienda in questo caso è renderti perfettamente funzionale. E qui torniamo al discorso della dignità. Davvero quel lavoro lì? Che mi rendeva perfettamente funzionale agli obiettivi di qualcun altro, facendomi credere che fossero i miei e un lavoro che mi dava più dignità di non farne uno per nulla. Lì ho iniziato a raccontare. Ho aperto un blog, non un libro, non pensavo di fare un libro, in vita mia non ho mai pensato di fare un libro. Ho aperto un blog su una piattaforma che oggi non esiste più, Splinter, e ho detto il mondo deve sapere il mondo deve sapere, non vuol dire il mondo deve sapere quanto fa schifo la vita lavorativa dentro il call center, era un blog sulla manipolazione delle persone e su quanto la percezione della tua inutilità sociale quando sei disoccupato ti porta ad accettare dei compromessi inaccettabili in un'ottica di dignità, pur di non sentirti disfunzionale socialmente, sei disposto a diventare funzionale per chiunque, a qualunque costo. E quindi era un blog sulla manipolazione. Dopo un mese, quando mi hanno offerto la pubblicazione, io ho accettato, ma convinta che fosse questo il tema. Invece salta fuori che il libro era un libro sul precariato. Dice, ah, ha scritto questa ragazza che ha scritto questo libro contro il precariato. Io mi trovavo nelle trasmissioni televisive che mi dicevano, quindi lei è contraria al precariato nei call center? E io avrei voluto disperatamente dire no, sono a favore del precariato nei call center, io non vorrei che nessuno lavorasse tutta la vita dentro un call center stabilmente, cioè quello è un luogo del male dove, la, dove il tipo di manipolazione che, che fanno su di te cambia completamente i parametri con cui tu stai al mondo, il tuo sguardo, ti rieduca, sono centri di rieducazione quei luoghi. Quindi no, sono a favore del precariato lì. Però questa cosa non, era difficile da spiegare, era un discorso troppo più complicato rispetto al fatto che c'erano persone che potevano sperare di portare a casa lo stipendio solo con quel lavoro e quindi il loro obiettivo era raggiungere gli standard economici, gli standard di diritti, non discutere il sistema perché chi ha un problema di arrivare alla fine del mese non discute il sistema, al limite negozia i parametri eh, più favorevoli per continuare a starci. Quindi quando è uscito quel libro io mi sono resa conto che quell'atto letterario poteva avere una funzione in ordine alla dignità nel ridefinire il concetto di dignità nei luoghi di lavoro e soprattutto nello staccare l'equivalenza avere un lavoro uguale avere la dignità non ha funzionato tanto l'azienda la, ehm, di cui ho raccontato ha chiuso a Oristano e le persone che ci lavoravano dentro per quella paga appunto 230 euro fissi ehm, non, ehm, hanno dovuto cercarsi un altro lavoro e per molto tempo mi sono chiesta per aver scritto quel libro, di fatto, io ho causato la chiusura di un'azienda che dava lavoro. E in un contesto in cui eh, non c'è lavoro, perché Oristano è una delle province più depresse eh, dal punto di vista dell'occupazione, chiunque dia lavoro è un santo. C'è quella cosa che si chiama mito del buon padrone. Chi dà un mestiere ha sempre ragione, perché dove mestieri non ce n'è, eh, chi li offre... Può essere, diciamo, gli si può fare lo sconto, eh, non è proprio il lavoro dei sogni, non è proprio il lavoro più tutelato, non, non rispetta proprio tutte, tutte le regole. Vabbè, intanto è un lavoro, e poi, come mi, mi disse una volta Renato Soru, quando gli dissi appunto come si vive nel, nel call center di Tiscari, lui mi disse questa è una domanda presuntuosa: dopo tutto, tuo nonno lavorava in miniera, quindi sicuramente tu stai meglio di tuo nonno. E si aspetta che cosa mi sto perdendo nel ragionamento? Per cui il fatto che si sia alzata l'asticella rispetto a cento anni fa ci, ci toglie la, il diritto di contestare il fatto che le condizioni di lavoro siano ancora, non siano ancora perfettamente dignitose. Ecco, non è che il lavoro discute la mia dignità. Il lavoro deve avere una dignità in sé, perché altrimenti non corrisponde alla mia dignità. Il lavoro che mi viene offerto deve essere nobile quanto nobile sono io, che non vuol dire che esistono lavori nobili e lavori ignobili, esistono modi nobili di fare qualunque lavoro e modi ignobili di fare anche l'avvocato, di fare anche l'ingegnere. Ci sono modi nobilissimi di fare la bidella, di fare, eh, di fare lo, lo spazzino, di fare adesso non so il political correct se accetta questi termini esattamente come sono, però è per capirci. Cioè tutti i lavori che consideriamo poco qualificati o di basso livello in realtà sono nobilissimi se stanno dentro un quadro che corrisponde alla nobiltà di chi li deve svolgere. Ed è una nobiltà intrinseca. Cioè tutti abbiamo diritto a quei parametri, a prescindere dalle capacità, a prescindere dalla formazione, a prescindere dalla volontà, perché siamo persone. Quindi se tu non mi garantisci quella cosa, non è che io perdo la dignità, sei tu che stai cercando di mettermi in un contesto dove non mi spetta il corrispettivo della mia dignità. Allora la letteratura a cosa serve in questo senso? La, la letteratura è il luogo della narrazione. Che è un termine che preferisco sempre, perché la narrazione si serve di molti linguaggi, non solo di quello letterario. E nello specifico, io che faccio libri mi servo soprattutto di quello letterario. La letteratura è lo spazio in cui le distorsioni trovano posto e vengono svelate. Quindi non è. Mh, può essere scritto male un libro, ma se fa questo, cioè se genera quello spazio, sta svolgendo una funzione che prescinde dalla qualità letteraria. Un libro può essere molto bello e non fare questo, non necessariamente deve fare questo. Penso per esempio a uno dei libri più difficili per me da leggere in assoluto, che è ehm, La Metamorfosi di Kafka. Kafka mette il dito in una delle cose più intoccabili socialmente, e cioè la famiglia. La famiglia come focolare, la famiglia come luogo sicuro, la famiglia come porto, l'essere sangue del sangue, la mamma che è sempre la mamma, il babbo che ti protegge, le sorelle, i fratelli che sono comunque sempre tue sorelle e fratelli. Cioè nascere in una famiglia è una condanna a vita, possono anche esserti antipatici, può essere anche un luogo patogeno, ma comunque è sempre la tua famiglia. E Kafka che evidentemente nella sua famiglia bene bene non ci stava... Mette in scena appunto un, uh, un registro violentissimo, cioè si raffigura di un'altra specie rispetto ai suoi familiari. E per non dire voi siete animali per me, perché io vi guardo come di un'altra specie, lascia tutti i suoi familiari. Alla specie umana e lui si raffigura come insetto, neanche come altro mammifero, ma proprio come una bestia che appartiene a, un, a una classe animale infima rispetto all'essere umano. Quindi sta dicendo: non siete voi sbagliati, sono io. Voi siete giusti. Infatti, vi somigliate tutti, siete tutti della specie umana e sono io quello che è altro rispetto a voi. E racconta quello che sappiamo tutti, perché è un libro che abbiamo letto tutti questo. Ecco, quella roba lì non si può dire in nessun altro luogo. In nessun altro luogo tu puoi dire la famiglia è un luogo patogeno in sé, non la mia famiglia, tutte le famiglie sono luoghi patogeni. Non puoi dire attenti, che essere sangue del sangue vuol dire essere la ferita l'uno dell'altro, perché il sangue sgorga solo dalle ferite. Non puoi dire, in, non c'è un frangente, perché tutte le mamme diranno: beh sì. Magari quella fammi, ma no, io figurati, io no, io no, ma io con i miei figli io ho un rapportone, cioè qualunque padre direbbe: ma no, non sono così. Qualunque figlio direbbe sì, vabbè, non è che si stia benissimo nella mia famiglia, ma Scarafaggio non mi sento, non mi sento di un'altra specie. La letteratura è lo spazio dell'estremizzazione di questi principi è il modo in cui ti viene messo in scena che stai già in una situazione in cui la tua nobiltà è negata. E spesso non puoi nemmeno cambiare i parametri, ma hai qualcuno che capisce dove ti trovi ed è in grado di restituirti una mappa attraverso le parole che costruisce la tua consapevolezza. Da lì poi tu riparti. Lo scopo della letteratura non è restituire dignità, perché tu la dignità non la puoi perdere, è assiomatica. La letteratura ti può dire a quali condizioni stai vivendo la tua dignità, e questo accidenti. Questo, questo è un buon parametro per giudicare un libro no? diciamo che è un lavoro di conoscenza no? in qualche modo perché eh, prima parlavi del discorso del, che no, non può essere e non deve essere un discorso eh, di insegnamento perché non, non serve e non va bene però eh, da, la, la letteratura può darti, può darti la consapevolezza di quello che è anche la tua, la tua dignità sì, eh, oppure no? Ecco quello che volevo, volevo riuscire a capire. Te lo dico perché sto trattando in questo momento eh, una situazione di contraddizione: nel senso che eh, è uscito un libro a settembre eh, per Marsilio eh, che si chiama L'inferno è una buona memoria, in cui io racconto il mio incontro con un libro che è Le nebbie di Avalon e spiego perché quel libro mi ha cambiato la vita. Uno degli attacchi che ho ricevuto relativamente alla scelta di questo libro è che l'autrice Marion Zimmer Bradley è morta, dico in odore di pedofilia, ma non è corretto, incertezza di pedofilia. Era una molestatrice di bambini e della sua stessa figlia. In, ehm, diciamo in combutta col marito, che è stato condannato anche per queste cose, ed è una cosa talmente accertata che la figlia ha scritto un libro sulle violenze che ha subito da parte dei genitori. Purtroppo, quando erano morti, per cui non era più possibile neanche avere un contraddittorio. Ma io tendenzialmente credo a chi denuncia una violenza. Non parto dal principio che è vero fino a prova contraria, non, uh, specialmente quando si tratta di una figlia che accusa i genitori, quindi una condizione. In cui uno non si metterebbe se non avesse una qualche verità da rivelare. Quindi do per scontato che la donna che ha scritto il libro che mi ha cambiato la vita l'abbia rovinata un sacco di gente. Questo libro è stato oggetto di una dannazio memorie nel tempo, perché dopo aver venduto milioni e milioni di copie, a un certo punto è uscito completamente dalla, dalla scena editoriale proprio a causa di, questa, di questo stigma. Sull'autrice, che non è niente di diverso da quello che è capitato a Kevin Spacey eh, con, a, con il recente scandalo, in cui appunto eh, lo hanno accusato di aver molestato un minore, e non è niente di diverso da tutti gli artisti che in questo momento vengono sollevati o discussi nelle loro produzioni, penso da Woody Allen ehm, a, a Polanski e persone i cui film non vengono più distribuiti, vengono tolti dalla, dalle piattaforme eh, di, mh, di, di Netflix o di Amazon o dovunque si trovino, fuori dai festival, persone con le quali nessuno vuole più, persone la cui arte è discussa sulla base del fatto che chi l'ha realizzata non è degno, non è degno. Ecco, io in questo ci vedo veramente un problema, nel senso che... Sono troppo cattolica per bermi questa panzana. Nel cattolicesimo, eh, i sacerdoti, quando celebrano i sacramenti, si dice che agiscano ex opere operato. Cioè, possono essere pedofili, ladri, ubriaconi, violenti, subdoli, falsi, persino miscredenti, ma l'Eucarestia che celebrano è sempre valida. La validità dell'Eucaristia non dipende dalla loro dignità, dipende dal fatto che la Chiesa garantisce per quel gesto e il potere di Dio è superiore alla fragilità e alla colpa di qualunque essere umano, soprattutto di quello che agisce in nome di Dio, perché è il nome di Dio che fa valere quel sacramento, non il nome tuo. L'Eucaristia in... non si fa nel nome di Don Giulio, si fa nel nome di Dio. E quindi sono convinta l'altra forma sacerdotale sociale che è quella artistica funzioni secondo lo stesso principio. Polanski ha fatto tra i film più belli che ho, avuto, che ho visto nella vita. Kevin Spacey, non ve lo dico nemmeno, cioè che cos'è Kevin, Kevin Spacey? Cioè chiunque, eh, chiunque ha visto i suoi film, chiunque ha visto le sue interpretazioni, chiunque ha visto... Cioè sono cose che si giustificano da sole. Lui può essere l'ultimo dei vermi sulla terra dal punto di vista morale. Questa cosa non toglie dignità alla sua nobiltà umana negli ambiti in cui la agisce con pienezza e addirittura può restituire a me uno specchio per vedere la mia. La mia paura quando ragioniamo di dignità e arte in generale, ma nello specifico letteratura ma non solo, è che si tenda a misurare la dignità del gesto artistico sulla base della la dignità ontologica del gesto artistico, sulla base della del riconoscimento, diciamo, dell'accettabilità sociale dell'artista. Se pensiamo questo, prendete tutti i libri di Céline e buttateli via, perché un antisemita così violento non si è mai visto nel campo letterario. Prendete viaggio al termine della notte e non leggetelo mai più e non datelo mai più da leggere. Che ne dobbiamo fare di Nabokov? Il pedofilo che voleva la bambina, fuoco dei suoi lombi. Che ne dobbiamo fare? È un libro che possiamo continuare a leggere? È un libro che dobbiamo continuare a leggere? Cosa ci dice Lolita? È un libro che rispetta in qualche modo la dignità di qualcosa? Che cosa ci dice? Qua è un libro... Oggi non verrebbe pubblicato perché va contro tutti i nostri parametri morali, perché pensiamo appunto che moralità e dignità siano la stessa cosa. Non è così, capolavoro assoluto, dove ti si dice guarda che di tutte le modalità possibili, dell'amore ce ne sono alcune oscure che non sono per questo meno amore delle altre e quelle forme lì abitano in te tu non le puoi dire a tua moglie non le puoi dire ai tuoi figli non le puoi dire ai tuoi amici e ai tuoi colleghi ma in questo libro io le dico per te ti faccio il favore di indicarti le ombre che hai dentro e ti restituisco tridimensionalità perché sono le ombre a, a creare gli spessori tutto di luce vuol dire bidimensionalità vuol dire non riconoscere pienamente che sei molto più fondo di quanto tu possa supporre la dignità riguarda anche le verità oscure perché se riguardasse solo quelle luminose tutto quello che di noi non diremmo a nessuno ci, ci schiaccerebbe interiormente quando ho scritto Kiru e ho raccontato una maternità elettiva che sfiorava e qualche volta si sovrapponeva alla manipolazione relazionale molte mamme l'hanno percepito male le scuole non l'hanno adottato e la mia stessa editor quando gli ho portato il libro da leggere lo ha letto e mi ha detto questo libro non venderà una copia perché non è possibile immedesimarsi in questa donna questa donna non è, ehm, non è simpatica nessuno la vorrebbe come amica nessuno vorrebbe che conoscesse suo figlio <ride> e in generale non è qualcosa in cui tu vorresti specchiarti gli ho detto è un peccato perché quella donna lì sono io quindi è evidente che la letteratura deve svolgere una funzione non dignitosa per restituirti la dignità nel senso che per poterti dire hai bisogno che un altro ti dica Quel libro lì, i libri disturbanti che io ho letto, non sono libri che contenevano qualcosa che non sapevo, sono libri che contenevano qualcosa che non potevo dire. E sapere che c'era qualcuno che l'aveva pensato, scritto e diffuso, mi faceva sentire infinitamente meno sola. Perché la dignità è un elemento di relazione. Tu puoi, puoi ritenerti degnissimo, ma devi avere davanti a te qualcuno che quella dignità la riconosca. Lolita mi ha fatto estremamente bene in questo senso, perché, assumendo il punto di vista di Humbert, ti mostra come un uomo che da dal punto di vista sociale è un mostro perché vuole appunto avere rapporti sessuali con una bambina, ne è in realtà innamorato e dal suo punto di vista questo amore giustifica tutto. Poi ci sono le leggi, ci sono... tutto ci deve essere in una società e voglio dire, se ci sono le leggi contro la pedofilia è perché tutti vogliamo andare con i minorenni. Quindi da questo punto di vista eh, la letteratura dice questo. Se esistono queste norme è perché c'è un comportamento che in quella direzione vorrebbe andare e di cui noi abbiamo riconosciuto la pericolosità sociale e relazionale. Quindi c'è uno sbarramento, però quel desiderio rimane e quel desiderio non può essere pronunciato perché appunto è socialmente sanzionato, ma la letteratura è lo spazio in cui può essere ancora detto. Se non credete c'è sempre il confessionale dopo la copertina. Se non andate in chiesa le librerie sono ottimi posti dove confessare. Questo, questo mettere in luce l'essere umano per quello che è no? e anche la donna per quello che è. Io ho letto Kiru, a me è piaciuto moltissimo e mi è piaciuta anche moltissimo questa donna perché è piena di contrasti, è come una donna è, è come spesso noi siamo e non vorremmo apparire, invece lì c'è la forza di, di dirlo, di esserlo, di, di dimostrarsi quello che si è, di diventare... In maniera estremamente consapevole, però, perché è un, è un, è un lavoro anche attraverso. Perlomeno in Chirù, è un lavoro anche attraverso un ripercorrere la propria storia, che è una storia abbastanza complessa: di una famiglia complessa in cui eh, questa figlia ha dovuto tirar fuori la testa e, e, e poi diventare anche femminista, a dire la verità, perché era un uomo. Eh, Quel padre, che non so se poi era il tuo papà, eh, quel padre lì era un padre che, nel quale, da, da cui tutti quanti voi eh, eravate assolutamente mossi, non potevate neanche pensare, perlomeno in quel libro, qualche cosa di diverso. Che poi che in realtà, il compito della letteratura è dare il nome alle cose. Soprattutto quelle, nome, nome. Esatto. soprattutto quelle impronunciabili, perché tanto se non lo puoi dire da nessun'altra parte, lì lo puoi dire, vuol dire che quel nome... De perché qual è l'utilità di dare il nome alle cose? Noi viviamo in contesti dove talvolta le situazioni si salvano col silenzio, cioè evita di dirla la parola, evita di nominarla la cosa e possiamo fare tutti finta che o non ci sia o non che stia non succedendo. E ehm, in casa mia uno dei modi eh, diciamo, eh, più efficaci, più usati, poi efficaci discutiamone, ma più usati eh, per, eh, diciamo, per far succedere le cose in maniera impunita era quello di non nominarle. Cioè, se non davi il nome non stava succedendo, poi in realtà succedeva, ma tu eri totalmente sprovvisto del gesto divino della nominazione. Cioè, in Genesi, Dio crea il mondo nominandolo. Dice: Le cose cominciano a esistere nel momento in cui io le nomino. Se tu non nomini, stai rinunciando alla tua prerogativa divina di dare forma al mondo e quindi di esserne, tra virgolette, la divinità senziente altrimenti il mondo continua a succedere ma il tuo ruolo non è più quello del creatore, non, è più quello del, eh, cioè non sei creativo nel tuo mondo, il mondo ti dà forma e ti succede ma tu non puoi farlo succedere e non puoi nemmeno riconoscerlo perché conoscere il nome è la prima matrice della conoscenza, se io non so come ti chiami non so chi sei e ehm, la letteratura fa questo dai nomi, Alcuni di questi nomi sono inevitabilmente scomodi. Penso quando ho scritto a Cabadora. Quando ho scritto a Cabadora il libro è uscito nel pieno del casino englaro che non era un casino di per sé, ma era un casino mediatico, in quel momento vi ricorderete che cosa succedeva, cioè su tutti i giornali, su tutte le televisioni, manifestazioni pubbliche, bottiglie d'acqua fuori dalla clinica, la state facendo morire di sete, Beppino Englaro che diceva, sono 16 anni, che sta così, adesso basta, non avrebbe voluto, non, non era questo che desiderava, cioè una lotta tra lo Stato e un uomo che cerca, e tutte e due ragionavano di dignità. Englaro diceva, non è dignitoso questo, lo Stato diceva che la dignità umana è tale che anche in queste condizioni non può essere lesa causando una morte. Ed era una guerra tra concezioni diverse di dignità, quindi capite che anche l'assioma della dignità non è così scontato: non è una verità autorrivelante se due soggetti possono discutere entrambi convinti di difenderla e sono in realtà due visioni opposte. In quel momento lì esce a Cabadora che non c'entrava niente con la situazione di Englaro, ma veramente niente. E viene preso come un libro sull'eutanasia, per cui mi chiamano. Io ho una storia di fraintendimenti editoriali. Il primo libro, appunto, era un libro sul precariato e non era nelle mie intenzioni. Il secondo libro purtroppo cade in quel momento lì, per cui viene preso come un libro polemico sulla questione eutanasica, non c'entrava nulla, infatti, la parola eutanasia nel libro non la uso mai. Perché? Se non altro per collocazione storica, perché. Negli anni 50 non è vero che la morte è uguale sempre nei secoli e siamo tutti nella stessa condizione come 200 anni fa, non è così. Negli anni 50 chi fosse caduto da un carro e si fosse ridotto in coma sarebbe durato poche ore, pochi giorni, certamente non 16 anni. L'evoluzione tecnologica dei macchinari, della medicina, fa sì che... Oggi sia possibile rimanere attaccati alle macchine per vent'anni, è una cosa che prima non accadeva, quindi quei vent'anni sono uno spazio tra il già e non ancora, che non c'erano un secolo fa. In quello spazio lì ci sono inevitabilmente domande etiche diverse. Non è più vita, non è più morte, non è ancora morte, è una lungo sopravvivenza. Nella lungo sopravvivenza ci sono domande nuove. E lì nasce la parola eutanasia. Prima no, non era pensabile. Quindi il, il concetto di agonia negli anni 50 non era quello eh, che stava subendo eh, tecnicamente Eluana. Quindi quando mi dicono, è eh, certo, voi in Sardegna eravate già così avanzati che avevate l'eutanasia negli anni 50, Ora, a parte che la Cabadora non è mai esistita, spero di non darvi un trauma rivelandovi questo, ma era un romanzo. Ed è vero che c'è una leggenda, ma è anche vero che non ci sono comprove storiche di alcun genere, anzi tutti gli antropologi sono concordi nel, dire, nel negare che sia mai esistita una funzione storica dove un, in un paese dove tutti davano diciamo, un'investitura. Paraministeriale a una persona che dovesse occuparsi della, eh, della transizione, appunto, tra l'agonia e la morte. Non c'era. È più vero, forse, che ogni persona accudente, specificamente donna, perché l'accudimento per, se, per secoli è stato questo, fosse preparata a, a compiere un gesto pietoso. Ma mh, e come spesso succede, per gestire la colpa si creano figure mitologiche che la sintetizzino. Quindi la Cabadora non è mai esistita, a Cabadure ce ne sono state di sicuro. Moltissimi erano paesi dove non nascevano bambini con handicap e tu dici perché eravamo più sani e mangiavamo meglio, no, perché le ostetriche, le levatrici in quel momento facevano una cosa e l'altra, per cui nel momento in cui il bambino nasceva e non era in un contesto senza uno stato sociale era impossibile immaginare di crescerlo, il bambino non sopravviveva, quindi erano anche eh, condizioni rurali molto dure dove la linea era quella della sopravvivenza, non era quella eh, dignità, non dignità, certo che cambiano i parametri, negli anni 50 la dignità era un'altra cosa. La dignità si misurava in termini di efficienza fisica, perché c'è la campagna da curare, per cui uno dei personaggi di Acabadora a un certo punto gli amputano la gamba, non può più fare niente, deve essere accudito tutta la vita e vede la sua nobiltà di maschio menomata, Per cui non avendo in mente altri possibili modi di essere nobile, chiede la morte pur non essendo agonizzante. Quindi pone all'Acabadora una domanda di dignità che lei non si è mai sentita porre perché si è sempre occupata di vecchi in fin di vita, di gente che stava già sulla soglia della morte. Questo è un uomo giovane, 28 anni, che vivrà probabilmente per altri 50 se lo lasci, però senza una gamba. Quindi deve reinventarsi, deve reimmaginarsi e lui dice io non posso vivere così perché non sono più uomo, quindi non ho più la dignità. Giustamente la Cabadora gli dice se è la gamba a fare l'uomo ogni tavolo è più uomo di te, che ne ha quattro. E lì però il discorso ironico vuol dire attento, perché la tua dignità non è la tua efficienza. E quando mi dicono, ah, appunto, e quando equiparano eutanasia e quello che faceva la Cabadora nel romanzo, io dico attenzione, perché la dignità lì si decide sulla base delle relazioni. Cioè, se tu negli anni 50 in un contesto rurale come quello sardo stai male, tutti intorno a te sono corresponsabili del tuo stare male. Non esiste la privacy negli anni '50, la privacy a Cabra si è arrivata quando è arrivata la striscia gialla alle poste. Prima tu andavi allo sportello e avevi sulla tua spalla zia Maria che doveva prendere la pensione, che sentiva tutto quello che tu stavi dicendo all'impiegato: all che si faceva i fatti tuoi, che sapeva che bonifico ti era arrivato, eccetera. E sì, ti dava un po' fastidio, ma non ti sarebbe mai venuto in mente che un giorno ci sarebbe stata una legge che avrebbe deciso addirittura la distanza in metri tra i fatti suoi e i fatti tuoi. E questa cosa è interessante perché. Ti sposavi e tutto il vicinato doveva essere invitato a bere il caffè. Io quando avevo 17 anni uscivo con i primi fidanzatini, mi facevo lasciare 700 metri lontano da casa perché d'estate, perché le persone si sedevano fuori a prendere il fresco. E con la sedietta, e quindi vedevano tutto il via vai. Se ti fai accompagnare sotto casa il giorno dopo, tutto il vicinato sa con chi sei uscita, è figlio di chi era, e come eri vestita, e qui e là, quindi giù, giù di gomitate. Bello eh? per carità: il paese tutti sono vicini. Non muore nessuno in casa e lo trovano dopo 30 giorni che puzza. Però anche farsi i fatti tuoi H24 diventa faticoso. Insomma, questa misura qui non c'era. Tutto quello che succede di buono o di cattivo in una comunità così relazionata, dove non esiste io, esiste solo noi. Io c'è, ma il noi è ipertrofico. Tutto è declinato al plurale. Tuttora in Sardegna è così. Cioè se uno fallisce con l'impresa, dice eh, è andata male, perché noi Sardi non siamo imprenditori. Tu non sei imprenditore. Mia madre ha un ristorante da 40 anni va benissimo, cioè parliamone. Quando ho vinto il premio Campiello era bellissimo, perché, eh, <ride> perché gli italiani, alle presentazioni, gli italiani mi dicevano Brava, i Sardi mi dicevano grazie. Cioè, si capiva che l'avevamo vinto tutti. Un po' come quando <ride> ho ritrovato questo stesso spirito in Baviera. Quando è stato eletto Ratzinger e il giornale, il so Zeitung, ha pubblicato la prima pagina, siamo Papa. E io ho detto: Hai capito, eh, non sono solo i sardi che ragionano in questa maniera. Ecco, in quel contesto lì nessuno è solo, tanto più nell'ora della morte. Ha senso che in quel contesto qualcuno decida di te perché per tutta la vita tu di te hai deciso con gli altri. C'è una corresponsabilità che attraversa ogni istante, dal momento in cui nasci al momento in cui muori o non riesci a morire. Quindi quello è un mondo fatto così. Ma la nostra contemporaneità non è fatta così. Noi abbiamo un noi completamente sfrangiato e un io ipertrofico molto forte, una società più individualista. Quando tu stai male vai negli ospedali e si occupano di te persone pagate per farlo. Quindi persone che svolgono una funzione ma non hanno con te alcuna relazione. Questa cosa qui fa sì che loro non abbiano il diritto di decidere di te, perché solo la relazione dà il diritto, perché solo la relazione genera quella corresponsabilità che assolve il peso delle scelte. A paragonare le due situazioni vuol dire dare la risposta sbagliata alla domanda giusta. Questa è una domanda nuova che richiede un gesto creativo superiore, per cui quando si parla di dignità in un caso come questo... La persona che non ragiona più, che non si muove più, che non può più mangiare autonomamente, ha perso la dignità per questo? No. Io di questo sono sicura. Fino all'ultimo istante la dignità di Eluana Englaro non era lesa dalla sua condizione di dipendenza dalle macchine. Dove risiedeva la sua dignità? Questa è la domanda a cui Beppino Englaro ha dato risposta e lo Stato no. Quando Silvio Berlusconi è andato a visitare eh, Eluana e ha parlato con le suore che l'accudivano è tornato rilasciando un'intervista e dicendo "Non è possibile spegnere le macchine, questa ragazza ha delle funzioni vitali, ha anche le mestruazioni". Tu dici aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Cioè è chiaro che la dignità del corpo di Eluana veniva ridotta alle funzioni, per cui se aveva le funzioni allora non era possibile spegnerle perché la dignità risiedeva in quello. No, la dignità è un dato di relazione e l'unico che aveva il diritto di esprimersi dentro la dignità di quella relazione era il padre. Del non un medico, non, non un politico, non, esatto, visto che lei non poteva che lei farlo, che poteva ragionare su quel tema in quegli anni ha fatto sì che io facessi un testamento biologico quando ancora non era possibile farlo, dicendo se io muoio non solo chi può decidere per me, ma chi può parlare per me quando non ci sarò più. Cioè io so già, morendo oggi, chi può gestire le cose che io non ho ancora pubblicato, chi può... Cioè è chiaro che l'eredità... La mia dignità non viene mai meno, ma la mia possibilità di esercitarla e di difenderla sta in capo a chi mi ama, a chi mi ha amata. Non può stare in capo a chi svolge una funzione per, 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 a, a un'istituzione, non può stare in capo lì. E quindi questo è il grosso problema, perché il problema etico sull'eutanasia sull è lo stesso problema che si verifica eh, quando si ha a che fare con l'obiezione di coscienza dell'aborto per esempio, cioè la posizione della Chiesa in quel momento era l'ultima parola deve averla il medico, la posizione di Peppino Inglaro era l'ultima parola deve avere chi ama, non deve averla. Perché? Perché se può averla il medico e il medico obietta, nessuno fa l'eutanasia, così come nessuno fa l'aborto, se invece può averlo chi ti ama, il medico deve obbedire alla relazione, non la relazione deve obbedire alla funzione. Questo è il rapporto giusto. Quindi quando la letteratura rispetta la dignità, quando racconta la dignità, quando difende la dignità, quando mette in scena la differenza tra funzione e relazione. Mi spiego meglio. Io ho l'obbligo lo sento mio, ma non è di tutti gli scrittori e le scrittrici, ma io lo sento mio, di scrivere tutte le volte che l'altro essere umano davanti a me viene usato come uno strumento e non come un fine. Se io rispetto questo principio, so che sto facendo una letteratura che può parlare di qualunque tema scabroso, ma riportando sempre la dignità al centro. Cioè, se io ti uso, come uno strumento, non importa quanto nobile sia il fine, la dignità non è nel fine, la dignità è in te. Quindi tu devi essere il mio fine. Se sei il mio strumento, io ti sto ledendo. Sono io cieco, incapace di vedere che la nobiltà ce l'hai tu, non ce l'ha quello che io intendo fare di te. E mi vengono in mente molti romanzi che fanno questo, e sono quasi tutti romanzi violentissimi. Penso a Stieg Larsson. Penso ai pilastri della terra, dove io ho letto per la prima volta il, di uno stupro raccontato nei dettagli ed è stato per me scioccante perché ho giudicato Ken Follett, ho chiuso il libro e ho detto ma che roba è, ma perché uno deve raccontare questo stupro qui? Beh, che mi fa male, che mi fa... Ken Follett, letteratura popolare, non stiamo parlando di Dostoevsky, eh? stiamo parlando di uno che ha venduto milioni di copie a persone che normalmente leggono un libro all'anno e quel libro era quello però ti sta dicendo attenzione, perché questo può succedere quando un uomo guarda una donna come uno strumento e non come un fine. Paradossalmente lo schifo di quella pagina serviva per ricordarmi quanto nobile era la condizione della donna abusata, la condizione della donna schiacciata. Quindi tu dici, è un libro dignitoso? No, non lo è, certo che non lo è. Però è si parla di una cosa che, che si dice. Aumenta no, la mia percezione della mia dignità. Sì e quindi svolge la sua funzione letteraria. Tutti fanno i critici letterari sul linguaggio, sui temi, forse dovremmo essere un po' più critici dignitosi, nel senso vado a cercare quanto quel libro mi racconta del rapporto tra funzione e relazione. E con questo mettiamo la relazione veramente al centro della nostra vita. No? Credo sì. che eh, la vita sia fatta di un insieme di relazioni che appunto vedono l'altro come fine e non come mezzo. e, questo sei. e, questo e questo nessuno, è. nessuno si salva da questo rischio. Eh? Nessuno cioè, si una madre con un figlio è sempre sul crinale. Eh, sì, lo so. Nel senso che tu puoi volergli un bene cane a tuo figlio ma la proiezione dei tuoi sogni su di lui rischia di renderlo una funzione, per cui lui ti dice voglio per me questo nella vita e tu gli dici io preferirei facessi quest'altro, perché non ho potuto studiare, quindi studia tu. Per esempio... Vuol dire anche fare un grande lavoro su di sé nella relazione. Perché, perché la relazione non è una cosa che è solo emozione, ed è solo un rapporto libero. Ah, no, la costruzione è di un amore spezza le vene delle mani, dice Fossati. È una costruzione Fossati, di no? <ride> estremamente complessa. <ride> sì, Quindi. No, un'ultima domanda e poi lascerò le domande al pubblico. Eh, gran parte della tua opera è sulla donna. Eh, anche il libro che hai presentato ieri. Eh, Fa parte di questo, e mi ha molto colpito ieri quando hai parlato anche dei tuoi grandi cambiamenti. No? Questo libro tratta di un cambiamento, cioè ti hanno chiesto qual è in qualche modo un libro che ha cambiato in qualche modo la tua vita e tu ne hai parlato. Ecco, io ti volevo chiedere: ma i cambiamenti di te, donna, e di tutte le donne? Ehm, sono, e, e del tuo femminismo anche, perché io credo il tuo femminismo sia un femminismo eh, che va oltre, che sia, che sia diverso, è un femminismo che guarda in là. Eh, ce ne puoi parlare un momento, cioè non è, non è una, solo una cosa di... Eh, tu, non parli, tu parli giustamente di una parità che non c'è. Ieri si parlava di questo fatto che questa lotta che c'è tra la parte, la parte dei, dei maschi e le femmine, no? invece noi vogliamo semplicemente essere uguali, non è che la cosa le, le quote rosa ci fanno orrore? No, 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 no non ci fanno sì, orrore, ci fanno, cioè nel senso ci fanno orrore perché io vorrei anche una bella quota azzurra. Tu non la vorresti una quota azzurra? No. Vorrei, non vorrei quote. Vorrei chiaramente un mondo dove questo non è necessario, ma eh, poiché appunto. viviamo dentro un quadro di dislivelli di potere, non ci quote. ogni volta che parliamo di quote rosa arriva una donna benissimo intenzionata a dirmi io le trovo offensive, perché io voglio quel posto perché me lo sono meritato, non perché sono portatrice di utero. È chiaro, cioè, quale donna vorrebbe un posto in quanto utero dotata? Non esiste nessuna di noi che non vorrebbe essere riconosciuta per il merito, il problema è quando il merito non te lo riconoscono. E, mh, faccio sempre l'esempio della, della legge Sirchia, io non sono mai stata una fan di Silvio Berlusconi, ma quella legge fu varata sotto un suo governo ed egli avrà per sempre la mia gratitudine. Nello specifico, il ministro Sirchia decise che a un certo punto non si poteva più fumare nei locali pubblici. Quindi nei ristoranti non si poteva più fumare, non si poteva più fumare in tutti gli spazi, negli uffici non si poteva più fumare. Non, io ricordo il panico di mia madre, che è appunto un ristorante dove si fumava e lei è una fumatrice accanitissima, che si ritrovò di colpo non solo a non poter più far fumare i clienti né fumare lei stessa, ma addirittura se un cliente avesse voluto fumare lei avrebbe dovuto essere eh, diciamo, il vigile sanzionatore. Quindi, lei disse, quindi io devo dire anche agli altri di non fumare e addirittura combinare la multa, quindi ribellione totale. Però in un tempo ragionevolmente breve tutti si sono abituati. E questa cosa adesso è normalizzata. Ora, se tu avessi aspettato, che, se io avessi aspettato che soffro di asma e pattivo tantissimo, non andavo nei ristoranti, non andavo nella, nelle discoteche, non andavo. Si poteva fumare, in discoteche uscivi, che avevi i capelli eh, che, i vestiti che puzzavano. Cioè, per un non fumatore era una vita d'inferno. Ogni tanto dovevi uscire fuori. Boccheggiare, puoi rientrare. Come... E il rapporto, il dislivello di potere era enorme, cioè il diritto del fumatore di fumare era universalmente considerato eh, superiore al diritto mio di respirare un'aria senza fumo. Sirchia inverte il rapporto e dice: No, il diritto primario non è questo. Il diritto primario è non fumare. Poi se tu vuoi fumare, sei tu che devi uscire. Che Sembra logico, no? Perché la condizione naturale, quindi quella di diritto spontaneo, è il respirare, non è il fumare. E, però in quel momento suonava rivoluzionaria, per cui i fumatori si sono indignati. Non vi dico i fumatori in Parlamento: tra i deputati c'è gente che ha preteso l'area fumatori in Parlamento, perché in Parlamento si fumava tra i banchi. Durante le, le sedute, adesso sembra assurdo dirla questa cosa, sono stata di recente in Belgio dove la norma non esiste, nei locali si fuma ancora, ho pensato che fossero degli incivili, proprio. ho pensato per una volta in, quella, in, in quel frangente forse unico, siamo stati avanguardia di civiltà. Comunque, le quote non fumatori sono servite per educare anche i fumatori a pensare che il loro diritto sta in un rapporto di sudditanza rispetto a quello di respirare. E ci è voluto pochissimo tempo e oggi lo stesso fumatore dentro un locale non solo non fumerebbe, ma se vede un altro farlo pensa, vabbè però esci e fumi, no? gli altri stanno mangiando, non è che la mia pasta deve sapere del tuo fumo. Cioè ha cambiato la testa, la legge ha assunto una funzione pedagogica. Le quote rosa dovrebbero fare esattamente la stessa cosa, perché se tu ti aspetti che il fumatore non fumi in assenza di una legge, non accadrà mai. Anzi, è più frequente che in un posto dove c'è tanto di cartello non si può fumare, il fumatore tuttora ti chieda, ti dispiace se fumo? Sì. Sì, mi dispiace tantissimo, e non mi devi nemmeno mettere nella condizione di essere io a concederti di fumare o no. C'è un cartello, rompere le scatole. Cioè, abituati a questa cosa. Per quanto riguarda le quote rosa, chi detiene un privilegio non lo cederà mai spontaneamente. Ma perché un uomo che vede riconosciuto il suo valore, che ha un'autostrada spianata, che si muove su una scala mobile, dovrebbe dire: Aspetta, adesso scendo e faccio la scala di cemento a gradini fissi? Perché dovrebbe dire: No, anch'io voglio stare in una condizione dove il mio merito eh, aumenta eh, il rischio di competizione con persone che vengono giudicate con gli stessi parametri? Se posso essere il figlio della gallina bianca, perché devo essere il figlio de della gallina bianca? Lina normale o maculata o nera, no, cioè perché devo rinunciare al mio privilegio? Sto bene così, certo, è un'ingiustizia, ma che ci posso fare? Mica l'ho inventato io il sistema. Quando dico che, um, che il, il patriarcato, il maschilismo. Paga i dividendi a tutti i maschi, anche a quelli non maschilisti. Intendo dire proprio questo. Non c'è bisogno che tu pensi che le donne siano inferiori. Tu puoi pensare che le donne siano assolutamente uguali. Ma se poi, dentro il sistema che ti tratta come superiore alle donne, tu, prendi, tu riscuoti la tua quota, il tuo dividendo, magari battendo la mano sulla spalla a me e dicendo: Lotta, hai ragione e intanto prendo il dividendo. Cioè, ma io chiaramente ti giudico dai fatti, non mi interessa la tua solidarietà, mi interessa quanto sei disposto a discutere quel sistema. In assenza di una legge solo gli uomini di buona volontà potrebbero farlo e alcuni in effetti lo fanno, molti non lo fanno. Mi è capitato da poco di leggere, voglio fare il nome perché è giusto e sensato, c'è uno scrittore che si chiama Vincenzo Latronico. Di recente è stata pubblicata un'antologia di giovani autori e autrici che dovevano scrivere un racconto sul futuro, immaginando il futuro. Nell'antologia ci sono 30 nomi, solo 4 sono donne. Vincenzo Latronico ha scritto un post su Facebook che gli ha causato, credo, diversi problemi di relazione e anche, secondo me, di, di sfavore, e, scrivendo «è una vergogna la pubblicazione di questa antologia». Quello che dovrebbe accadere è che qualunque uomo invitato a far parte di un'antologia con questa prospettiva, che non ha abbastanza donne dentro, rifiuti e dica io non ci vado a fare la sagra della salsiccia editoriale. Abbi pazienza, ma non offende me. In quanto cittadino, il fatto che tu stia pensando a un prodotto editoriale che esclude la metà del genere, del genere umano, delle cittadine di questo paese. Vuoi immaginare il futuro? Come ti può venire in mente di non chiedere alle donne come lo vedono? 4 su 30 è una quota assolutamente insostenibile. Un uomo l'ha scritto. Cioè, se una donna lo scrive è perché rosica e ci voleva essere. Se un uomo dice no, io questo non voglio, io non voglio questo mondo per me, cambia tutto. Anguilliem, il festival dove si premiano eh, i fumettisti, gli illustratori, tre anni fa c'è stato uno scandalo, nella, nella decina dei premiati non c'era neanche una fumettista ed è pieno di fumettisti, di fumettiste, L loro hanno detto noi non partecipiamo perché voi ci negate e una serie di eh, disegnatori, di illustratori, di fumettisti ha ritirato la partecipazione, tra di essi Milo Manara. E gli americani, gli inglesi, gli italiani, nessuno ha ritirato la partecipazione, nessuno. No, nessuno. Mi era venuto un dubbio un attimo su Mattotti, ma no, neanche Mattotti ha ritirato la partecipazione, solo Manara. Uno dice: fino a quando il problema della mancata rappresentazione non verrà percepito come un problema di tutti e non solo delle donne, noi non ne usciremo. Le quote rosa servono a questo: servono a dire guarda che c'è un'anomalia in corso che va invertita in maniera coercitiva, sperando che la coercizione duri poco fino a che la mentalità di tutti non si renderà conto che questa è un'ingiustizia. Certo, nessuno vorrebbe essere costretto a usare la coercizione, ma in mancanza d'altro anche la coercizione va bene. bene. Sul tema della coercizione lasciamo le domande, non necessariamente sulla coercizione. <ride> Lassù su la signora col cappello. Non è una gran domanda, è solo per, eh, per cominciare. E, e volevo farle osservare che nelle, nella Genesi non è Dio che dà i nomi, una che non se ne ricorda mai uno, parla, ma è Adamo. Dio passa ad Adamo, cioè all'uomo la palla. Non è proprio così? Sono sicura che quando ho dato l'esame su Genesi in teologia. Dio disse luce e luce fu. Quindi non intendevo i nomi propri, intendevo proprio i nomi delle cose. Sì. Grazie. Allora, io. Oh, che imbarazzo! Sono. No, non applaudite che gli viene l'ansia di più! Scusa, allora, io sono Niccolo, uh, sono un bambino di 10 anni, so, vivo qui a Firenze ovviamente. Allora, scusa, ma se. Qu quando ti dicevano. Quando... io devo spiegarmi bene. Perché è difficile. Allora, quando la prima volta che sei entrata in, in, a lavorare vicino a quel supermercato che non sembrava tanto un nome italiano, comunque. Senza offesa. Allora. Iperstanda intendi? Sì, sì, sì. Quante volte hai fallito tutti gli impegni e ti dicevano: Cioè, che succedeva praticamente? Tipo, ti dicevano cattive cose su di te: come farai a vivere, a pagare le bollette, a pagare l'auto, come mantenere gli animali. Perché te lo chiedevano di solito? Questa non è una domanda leggera che mi fai, eh, perché mi vergogno a dare la risposta. La verità è che io non ho mai fallito gli appuntamenti. Sono una manipolatrice di casalinghe nata. Mi vergogno molto, ho turlupinato decine e decine di donne, ho convinto loro ad aprire la porta all'emissario del male che era appunto il dimostratore del Kirby che ha brutalizzato i loro divani, i loro materassi, i loro tappeti e molte di loro hanno firmato rate per 3.000 euro per un oggetto che a stento ne vale 500 che fa un rumore che sembra un Boeing 747 in atterraggio e che il venditore convinceva loro a comprare spiegando che non si stavano occupando abbastanza della salute e della respirazione dei loro figli. Nel senso che se tu lasci gli acari sul cuscino stai progettando l'asma di tuo figlio, le sue malattie bronchiali, insomma ti faceva tutta una dimostrazione in cui... Capivi che se non avessi usato il Kirby la tua vita sarebbe stata in pericolo e quella dei tuoi figli altrettanto. Quindi sì, mi vergogno molto di questa cosa, ma non ho mai fallito un obiettivo, neanche quello della prima settimana. In capo a un mese e mezzo io lì dentro ero eh, senior, anche perché i licenziamenti erano così veloci che pochissimi duravano oltre i due mesi. Quindi dopo un mese e mezzo eri già un anziano del gruppo, diciamo. E io, in pochissimo tempo, istruivo le altre telefoniste a fare come dire la stessa eh, aberrazione che, su cui venivo misurata io. È stata una grande scuola di politica, quella. Una domanda, Michela: perché ti ha cambiato la vita le nebbie di Avalon? Sono molto curiosa cambiato me eh, io cioè ha cambiato te quando l'ho sì. comprato stavo salendo su una nave da Olbia a Civitavecchia e mi serviva un libro grosso che mi tenesse sveglia tutta notte perché eh, perché sono essendo una persona molto razionale non riesco a credere che una cosa di ferro galleggi quindi ogni volta che salgo su una nave penso che morirò che ho la certezza di non arrivare dall'altra parte quindi voglio essere sveglia quando accade perché è importante essere vigili nell'ora della nostra morte, amen e quindi comprai quel libro lì pensando che appunto tanto non mi avrebbe impegnato più di tanto perché era una storia presumetti, di conoscere già che la conoscevo già era, la storia, era il ciclo arturiano eh, Artù, Lancillotto i Cavalieri della Tavola Rotonda Camelot e compagnia cantante in realtà no nel senso che sì, era quella storia, ma Zimmer Bradley, invertendo il punto di vista e mettendo l'accento sullo sguardo di Morgana, di Ginevra, di Morgose, di Viviana, non solo raccontava la storia dal punto di vista delle donne, ma dal punto di vista delle donne quella storia era un'altra storia. Quindi io salgo lì che sono vicepresidente dell'Azione Cattolica, che sono un insegnante di religione, che sono eh, una teologa del coordinamento eh, nazionale delle teologhe, che sono, eh, che sono tutta quella roba lì, scendo che sono anticlericale, femminista e anche un po' incazzata perché fino a quel momento non me ne ero resa conto. Quindi quel libro lì che chiaramente questo supera di molto le intenzioni di Zimmer Bradley, io credo, ma eh, non sempre sempre. Eh, non sempre l'autore può prevedere tutte le mai l'autore può prevedere le conseguenze di un suo libro, perché appunto essendo una relazione è un ponte narrativo io quando scrivo arrivo fino a metà dell'arco, il lettore mi raggiunge in quel punto, non è che io raggiungo il lettore, è il lettore che mi raggiunge in quel punto col suo arco narrativo con la sua storia, l'incontro tra la mia storia e la storia di quel libro ha generato un livello di consapevolezza tale che io da quel momento in poi non ho mai più smesso di raccontare Morgana. Acabadora è una storia di sacerdotesse, Kiru è una storia di una Morgose, cioè Eleonora è Morgose. Se penso a... Cioè faccio un podcast che si chiama Morgana, praticamente penso, non faccio altro che raccontare Morgana, probabilmente fino a che non crepo io non finirò mai di raccontare questa maledetta strega che Zimmer Bradley mi ha regalato. Donna, dico strega in senso. Interessava. Ecco, una, buongiorno. Una piccola puntualizzazione che mi aveva colpito riguardo agli, autisti, agli autori eh, che aveva citato prima di film: quanto possa essere realmente disgiunto da un punto di vista letterario e quindi anche di. Eh, diciamo promulgazione del sapere e dell'arte in che modo e se è giusto che vada disgiunto rispetto all'etica e mi riferisco proprio all'etica in senso kirkegardiano cioè il comportamento che è buono per o che è cattivo per senz'altro eh, gli, gli autori che abbiamo citato prima eh, hanno lasciato qualcosa però il fatto che poi a livello sociale e soprattutto con il tempo che stiamo vivendo oggi e quindi sulla caduta dei valori e anche in ambito relazionale, in che maniera può essere utile tenere solo buono il contributo artistico e disgiungerlo dalla questione etica nel momento in cui poi è propinata da persone, fra virgolette, autorevoli? Disgiunto non credo lo sia mai spesso non è colto, non esiste un autore che produca soltanto estetica, non so come dire. Eh, L'estetica già di per sé è un'etica, anche quando tu non la intendi la agisce. In questo senso vale l'ex opere operato che valeva per i sacerdoti. È chiaro che gli autori più consapevoli sono quelli che, ehm, che la esplicitano meglio. E che, avete Marina Abramovic qua in esposizione, che ha da questo punto di vista una delle percezioni forse più alte del legame tra arte e etica. E, è anche vero che a volte ti trovi davanti eh, un pubblico che. Sto per dire una cosa che mi dispiacerà di aver detto, ma non posso farne a meno, ci vogliono degli strumenti per cogliere l'etica. E talvolta anche per cogliere l'estetica, nel senso che l'idea che buono e bello viaggino insieme è un'idea che valeva per Manzoni, ma non può valere ora. Accettare che ci sia un'etica nella rappresentazione del peggio di noi richiede degli strumenti, è un punto di arrivo, non è un punto di partenza. Non tutti hanno, questo è vero, ma non è una buona ragione per cui l'artista non debba perseguire quel fine. E, se Sushkind scrive il profumo, non lo fa perché è un serial killer, lo fa perché immaginare come funziona la psiche razionalissima di un serial killer è interessante, rivelatorio e profondissimamente etico. Tu dici: Che bisogno c'è di scrivere un romanzo dove un uomo ammazza serialmente le donne per appropriarsi del loro profumo, convinto che il loro profumo lo renderà amabile, lui che non è mai stato amato? Cioè, capire questo meccanismo è essenziale per le persone che non hanno quella turba o che avrebbero potuto averla e in latenza magari è ancora lì. Non, non esiste la, la disgiunzione. Esiste eh, un problema quando chi commissiona l'arte chiede all'artista di rispettare i confini etici dati. Cioè quando, ehm, ti, faccio un esempio pratico perché mi vengono in mente in questo momento solo perché negli ultimi anni ce ne sono talmente tante di, di cose che mi vengono in mente su questo, eh, censure su censure, amministratori che non autorizzano mostre, eh, che negano spazi, che negano patrocini, eh, che discutono la legittimità di quella, di quella rappresentazione. Io penso eh, a una regia d'opera, <ride> nello specifico, in cui l'amministrazione chiede al regista, che era Davide Livermore, quindi uno dei miei preferiti, eh, di togliere dalla regia che ha pensato... Il gesto del gettare per terra la statua di una Madonna che va in frantumi, perché offende il senso religioso di chi ci va. Questo per me non vuol dire rispettare l'etica dell'arte, vuol dire piegare l'arte al tuo tabù, piegare l'arte al livello della tua percezione dell'offesa. L'arte ti deve offendere, ti deve offendere. Cioè tu devi, perché offendendoti ti mostra il tuo limite. E, e ti dimostra quindi che il tuo limite può essere agito. Per chi, per, per chi cammina gli orizzonti si spostano, quindi si spostano anche i limiti. In quel senso, pretendere che l'arte rispetti i limiti che esistono significa negare il gesto artistico. L'arte li deve violare. Sono stata in Svezia quando eh, mi hanno tradotto per la prima volta in Svezia e mi hanno eh, assegnato come mh, diciamo accompagnatrice per Stoccolma la figlia della mia editrice, una ragazza che mi si presenta tutta tatuata, piena di piercing, coi capelli colorati, dei modi molto spicci. Io avevo la tipica adorazione dell'italiana che si muove in una società che funziona. Quindi io vedevo, tutto mi, mi pareva mirabolante. C'erano fuori dai locali i parcheggi per i passeggini, c'era eh, addirittura una specie di cabina, tutti andavano in bicicletta, tutti rispettavano le precedenze, tutti, nessuno buttava per terra una gomma, una cicca, una carta, tutto, tutto era perfetto. C'era una, una specie di cabina telefonica e dentro c'era una sedia a rotelle piegata perché eravamo in una zona pedonale. E eh, se qualcuno si fosse sentito male, fosse venuto meno, l'ambulanza non avrebbe potuto entrare e quindi ciascuna persona con la propria tessera sanitaria poteva aprire quella cabina, tirare fuori la, la, la carrozzella e metterci la persona bisognosa e condurla fino al punto in cui l'ambulanza l'avrebbe presa. Quindi io era Marte. Era proprio Marte e continuava a dire, beati voi, che meraviglia, che fortuna che hai, che a un certo punto questa sbuffava in silenzio, diceva, ok, quando hai finito, quando hai finito, a un certo punto ha sbottato e mi ha detto, io faccio l'artista, sono lesbica, sono tatuata, sono satanista, sono... mi ha fatto un elenco di cose, cioè non era una ragazza da presentare a tua madre in generale e mi ha detto, io qui non posso esprimere in nessuna maniera eh, la mia trasgressione perché la società svedese è organizzata in modo tale da avere una casella per tutto, anche per il trasgressore. E quindi tutto è talmente rispettoso di tutto che non esiste la violazione tipica dell'arte. Cioè l'arte qui non può scandalizzare nessuno perché c'è una cornice anche per lo scandalo. Per cui tutti dicono ok, stasera cosa andiamo a vedere? Lo scandalo e pagano il biglietto per quello. Quindi lei dice io non vedo l'ora di andare in Italia dove non funziona niente, dove ci sono le cose, perché il mio gesto artistico lì può turbare cioè non vedo l'ora di andare in un posto dove mi possono censurare, perché finalmente l'efficacia del mio gesto artistico sarà piena e io Ovviamente questa cosa devo dire, ci ho messo un po' a capirla, però adesso a distanza di dieci anni ti dico, aveva ragione lei, cioè il meglio che può capitare a un artista è vivere in una società molto conformista, perché hai la possibilità di discutere i limiti di quell'etica. E spesso però quello che fai verrà percepito come un'offesa all'etica, quindi paradossalmente ti diranno che stai disgiungendo il gesto artistico dall'etica perché rinunci a una pedagogia, al contrario, vuoi, ehm, vuoi il turbamento. Io voglio, solo, voglio scrivere solo libri che turbino, devo dire che ultimamente ho turbato anche troppo, nel senso che come dire con istruzioni per diventare fascisti, addirittura, come dire, il ministro degli Interni si è scomodato a dire che farei meglio a non scriverli i libri. Quindi sapere di aver turbato il manovratore per certi versi. Capiscimi, no? Potesse non dormire ogni notte per quello che scrivono gli scrittori, questo sarebbe il mondo dove voglio vivere io. Prego, Aicot, ah, ecco. aspetti, ce ne dà. Buongiorno, brevissimo. Lancio una provocazione. Una donna eh, in un posto di potere. Eh, lei auspica che si comporti in maniera diametralmente opposta rispetto a un uomo. Mi viene in mente l'ex ministro, ministro della difesa Pinotti che ha continuato a vendere bombe in giro... A me che... lo dice, lo producono a 40 km da esatto, casa. Le esatto, vendiamo, esatto. Appunto... Domus novas, detto domus bombas. Esatto, stiamo vendendo e anche l'ex minist ministra Minotti ha venduto bombe e armamenti all'Arabia Saudita che sta bombardando lo Yemen e sta facendo stragi di bambini. Ecco, io dico, una donna in quel posto si dovrebbe comportare in una maniera diametralmente essendo madre. Essendo madre. Allora, le consiglio senz'altro, eh, le rispondo brevemente, ma le consiglio, mi permetta, la, la lettura proprio di, del libro di cui parlavamo prima, perché c'è un capitolo dedicato a questo, eh, che si intitola Uguali non migliori. E, mh, glielo dico proprio chiaro, quel, quel modello di potere... Agisce in quel modo chiunque lo interpreti, anzi, essendo un modello di potere pensato dai maschi. Per se stessi, quando una donna riesce a entrarci, deve dimostrare di agirlo in maniera più efficace ancora. Credo sia da Margaret Thatcher in poi che noi non crediamo più che le donne al potere siano pacifiste in quanto madri. No? Voglio dire, vi ricordo la guerra per prendersi quei quattro scogli insanguinati delle Malvinas note Falkland, e, e l'Aprilei quella roba lì in maniera del tutto inutile e fuori tempo massimo rispetto anche al colonialismo, credo. E um, non, um, il modello di potere in quel caso è interessante perché il, il modello di potere è quello andreottiano, cioè il potere che logora chi non ce l'ha. Quello è il modo con, con cui ag si agisce nella nostra società. Il potere è una cosa che per essere agita deve essere sottratta. Io ce l'ho perché l'ho portato via a qualcuno. Il risultato è che... Chi è stato deprivato di potere metterà tutte le sue energie per riprenderselo e chi ha guadagnato, ha strappato quel potere, dovrà mettere almeno metà delle sue energie per difenderselo. Questo genera una società belluina, continuamente conflittuale, non sugli obiettivi del potere, ma sul possesso del potere stesso. Cioè, guardate il PD per dire. dire no, guarda, dico il PD per dire il PD, nel senso che quel modello di potere è assolutamente trasversale. E genera lotte tra bande e lotte per il capo, perché appunto ci deve essere qualcuno che, si, che, che, che gestisce quell'impossessamento. È l'unico modello di potere possibile? Se è l'unico possibile, anche le donne agiranno in quel modo, cioè da rapinatrici di potere e da rivendicatrici di potere. Se ce ne fosse un altro, se anziché essere potenti uno contro l'altro esistesse una maniera per essere potenti insieme, c'è un portato storico, ereditario, culturale, delle organizzazioni di margine che vanno dal femminismo al pacifismo eh, all'ambientalismo che hanno un modello di potere relazionale non piramidale. Perché? Perché essendo emarginati appunto socialmente rispetto al modello dominante nessuno di loro ha comandato mai sull'altro. Sono reti dove l'esperienza, non perché sono migliori, ma perché le condizioni per esercitare quel potere non c'erano. Quindi, per esempio, nel femminismo i collettivi in generale hanno una visione più orizzontale del potere. Se quel potere arrivasse a poter decidere, probabilmente avrebbe una funzione pedagogica differente e non verrebbe più chiesto alle donne di essere cattive quanto gli uomini al potere, ma verrebbe chiesto a tutti. Di essere in relazione se, in modo paritario, che non vuol dire che non c'è nessuno che decide, eh. vuol dire che non c'è nessuno che decide senza dar conto di quello che decide, che non mi sembra una cosa piccolissima di questi tempi. Ehm, spero di, di averle risposto, però non pensi qua. Le, le madri sono creature terribili. Io, in quanto madre, sono molto più orsa che coniglietta. Non faccio appello alla bontà delle madri, perché la prima notazione delle madri non è la bontà, è la ferocia. Se no, i piccoli come li difendi? Buongiorno, ci sono varie forme di comunicazione, il sentimento a volte non riesce a essere trasmesso attraverso la parola e quindi occorre la scrittura, lei addirittura ricorre ad un uovo, in uno dei suoi libri mi pare di ricordare lei ricorre a un personaggio che ricorre all'uovo ah, di gallina, a volte non è sufficiente la, la, la grandezza del... Della sfera dell'uovo di gallina, addirittura l'uovo di oca. Ed è un secondo me, un mezzo. Lei è ricorsa ad un'immagine un molto forte, come anche una figlia, che si se bene, una figlia che si allontana dalla madre. Ma nel momento del, 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 del dolore, in, in cui forse la madre avrebbe più bisogno della vicinanza della figlia. La figlia ricorre alla, alla scrittura su, su un uovo, le lascia ogni settimana un uovo e addirittura cerca l'uovo di oca, l'uovo più grande che possa esserci per poter evidentemente scrivere di più. Questo può spiegarci quanto oggi sia importante affidarsi anche addirittura a un uovo per poter trasmettere un sentimento che non riesce altrimenti ad essere trasmesso. Quell'episodio si trova in Chirù ed è una cosa che mi è accaduta realmente, eh, talmente è stato forte lo shock di quell'esperienza che ho avuto un amico che è morto di cancro e eh, quando mi ha detto di essere malato di cancro, in me che pure mi credevo strutturatissima, è scattato un meccanismo di rifiuto verso la sua malattia e eh, è un analfabetismo, proprio un'incapacità di dire che cosa eravamo io e lui nel momento in cui lui si è rivelato malato. Per cui ehm, ho utilizzato la retorica che usiamo tutti, cioè quella della trincea, combattere il male, affrontare questo male, scacciare questo male, eh, stiamo vincendo sul male, eh, la terapia come, come, come guerra, come battaglia. E, e lui a un certo punto mi ha detto non venire più perché non ce la faccio cioè tu ogni volta utilizzi questi termini che io sono in una condizione di fragilità e ho bisogno di far pace col fatto che il cancro non è altro da me è me e agisce in me come ha agito fino a questo come hanno agito tutte le altre cellule se io devo dedicare una così forte parte delle mie energie che mi servono per stare Ehm, per affrontare quello che sto affrontando, se, se le devo dedicare per odiare la parte di me che è impazzita dal punto di vista patologico, non ce la faccio, cioè io questa cosa la devo accettare, la devo curare come ho curato tutte le altre cose della mia vita. Non posso pensare di avere un nemico che mi ha posseduto come se fossi eh, un indemoniato. Tu mi stai facendo fatica ed è strano perché sei una donna di parole e non trovi le parole. Quindi non venire più finché non ti senti di riconoscere che il cancro fa parte di me, che non siamo qui per odiare una parte di me impazzita. Questa cosa è stata una, era un libraio. E, è stata una delle cose più difficili che ho dovuto sentirmi dire, perché appunto se c'è una cosa che nella vita non mi è mancata mai sono le parole. Eppure in quel momento lì le parole non bastavano. Lui sapevo che non poteva, ehm, non sentiva i sapori. Perché la chemioterapia fa questo scherzo, sentiva soltanto il sapore del cioccolato, della menta e delle uova. Ma aveva mangiato così tante uova che il medico gli aveva detto che stava crescendo di colesterolo e quindi gli aveva detto: basta, uova ne può mangiare una alla settimana. Naturalmente lui rideva perché stava morendo di cancro, dice che me ne frega il colesterolo, almeno mi mangio le uova. Non era proprio così, era molto ligio, persino nelle cose piccole rispettava. E quindi io penso che gli posso portare io l'uovo. E gli porto l'uovo d'oca perché è l'uovo più grande a cui ho accesso così uno alla settimana ne mangia ma vale quattro. E sul guscio dell'uovo comincio a scrivere perché lui non mi apre la porta, io lascio l'uovo davanti alla porta, suono e vado via. Quindi lui apre, tira dentro l'uovo e nell'uovo c'è scritto a matita tutto quello che io non riuscivo a dirgli fino alla sua morte, noi ci siamo parlati così, fino a quando, sul letto di morte, non ha chiesto agli altri, chiamatemi Michela, perché me ne sto andando e voglio. E quando sono entrata nella casa, lui aveva una busta con tutti i gusci delle uova conservati, spaccati a metà e tenuti, e lì dentro c'era la storia del nostro addio. E mi ha insegnato del fiodovetta. Scusate, non pensavo a questa domanda. Mi ha preso un po'. No, 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 e, mh, mi ha insegnato che è necessario possedere un alfabeto dell'addio e che nessuno ci attrezza a questo. Nessuno ci attrezza a, a, ad abbandonarci, a lasciarci. È una cosa che ti succede anche alla fine delle relazioni: non c'è bisogno di morire, basta essere mortificati, e che ti scopri subito ammutolito, afasico davanti, davanti alla separazione, davanti al distacco. Da quella esperienza in poi, io l'ho scritta per poterla gestire, anche emotivamente, come vedete non è riuscito tanto bene, però ho capito l'importanza dei riti che ci tengono in piedi quando in piedi da soli non sappiamo stare, che ci danno parole quando parole nostre non ne avremmo. Ero sempre stata molto snob nei confronti dei riti, ho sempre pensato che quando mi sarebbe morto qualcuno avrei scritto nel necrologio si dispensa dalle visite. Oggi non lo farei più, non lo farei più, anzi codificherei il più possibile i gesti e le parole proprio per non dare più a nessuno la sensazione di star soffrendo un dolore unico al mondo. Non esistono dolori unici al mondo. Ciascun dolore è unico quando non hai la parola per dirlo, quando, eh, quando non hai un codice condiviso. Torniamo sempre lì, la relazione salva. Grazie. Basta. Io credo che ci ha dato molto di semi che è la stamattina. Pure troppo. No. Allora, a parte ringraziarla moltissimo, do due comunicazioni. Che con fatica, ora lei si riprenderà, ma scenderà giù a firmare i libri. E quindi sarà nel foyer a firmare i libri. E che la settimana prossima ci sarà Don Rigoldi qui. A parlare di dignità e carceri. Quindi vi aspetto la settimana prossima. Quanti anni ha, Du 78. E, vabbè, siamo giovani, no? Sì. Dai. Giovani, e quindi vi ringrazio molto, ringrazio soprattutto Michela ad averci regalato queste ore e sono come al solito molto felice che la Fondazione Cassa di Risparmio riesca a a creare questi momenti per Firenze.